Buonasera. Il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, nel primo pomeriggio di oggi è arrivato alla discarica di Colletti Ozotto con una delegazione di suoi parlamentari ed attivisti del Movimento locale per un sopralluogo all'interno della discarica. Sentiamo Beppe Grillo. L'immondizia cos'è? Qual è il ritorno dell'immondizia? Se conviene sotterrarla, bruciarla, cosa conviene fare? Se fare le differenziate, se produrre in un altro modo? Allora abbiamo bisogno di ingegneri, design, di gente che progetta in un altro modo le cose di cui ci circondiamo. Speriamo di fargliele vedere adesso. Questa è un'emergenza che si tratta di contenere, questo tipo di emergenza. Quindi poi il problema non è tanto la discarica, il problema è a monte. Bravo. È come fare le cose, come metterle, come distribuirle, fare le differenziate forti, porta a porta, che danno più lavoro di questo, e continuare a spingere. Sono 20 anni che io parlo di queste cose e dopo 20 anni torniamo sul luogo del delitto, quando il cadavere è già freddo, perché qui il cadavere è già freddo. Allora, chi ha ucciso il cadavere? Sono quelle formulazioni, quelle ideazioni, quelle strutture di prodotti che ormai non si possono più fare, e abbiamo solo un motivo, abbiamo solo un'azione da fare: spostare il carico fiscale sulle cose che si usa, si getta, si buttano, e spostare il carico fiscale lì e incentivare l'innovazione delle piccole e medie imprese che producono diversi tipi di imballaggio, oppure riuso o riutilizzo o altre cose. Qui, ripeto, sono venuto perché gli amici dei comitati, gli amici del movimento mi hanno chiamato, vengo perché io vengo sempre nella Riviera dei Fiori e mi fanno vedere le discariche, poi vado a Savona a vedere una centrale a carbone, siamo sempre lì, agli stessi discorsi dopo 20 anni. Allora queste cose dovrebbero servire, che tra 20 anni queste cose non si dovranno più fare, perché non ce ne sarà più bisogno. Se tu vai a San Francisco, il 75% non fanno più né discariche né inceneritori, riutilizzano la materia, la dividono, danno del lavoro, spediscono in Cina i pezzi di plastica che loro riutilizzano e ce li rimportano come prodotti finiti, e non fanno né discariche. Se lo fa una popolazione di 850.000 abitanti, non possiamo farlo noi in 60 comuni. Allora qui ci dovrebbero essere i 60 sindaci dei 60 comuni. Allora facciamo una conferenza con questi sindaci qui, con gli assessori agli ambienti, parliamo di cose strutturali vere, come fare un pezzo di plastica, è ancora possibile? Perché quando io 20 anni fa parlavo che te la rimangiavi perché lo spazzolino lo buttavi e le piogge arcige, adesso sta succedendo. Ci sono isole in quattro oceani, quattro isole grosse come il Texas, di plastica che gira, si sminutizza, si sminuzza, va nel plancton, i pesci mangiano il plancton perché sono convinti e mangiano la plastica, e ci rimangiamo il pesce con la plastica. Quindi qui non sparisce nulla. Io sono venuto non a contestare la proprietà della discarica, sarebbe infantile. No, io sono venuto a contestare un metodo che contestate anche voi, quello che ha detto perfettamente lei. È un metodo che non funziona più e bisogna cominciare a partire subito, domani mattina. Perché non ci sono i 60 sindaci qua? Perché noi dobbiamo avere 5 parlamentari nostri del Movimento 5 Stelle e non ci hanno? Perché se vai a vedere l'agenda verde, quella di Monti che prosegue quest'altro qua, l'agenda verde è finanziare di nuovo con soldi pubblici il petrolio e il gas. Le rinnovabili zero, perché ho visto qua dei cartelli così, Grillo devi pensare ai posti di lavoro. Se noi fossimo venuti qua, per esempio, con una nostra cavallo di battaglia che è il reddito di cittadinanza, e andavo dai vostri lavoratori a dire: cari signori, intanto qua poi si chiuderà questa situazione qua, il posto di lavoro lo perdete, però abbiamo oggi per legge un reddito di cittadinanza per voi, ci sono 600 euro per te, 600 euro per tua moglie, per 3 anni ti offriamo un lavoro in alternativa a questo reddito, se non lo accetti perdi il reddito, nel frattempo fai lavori socialmente utili. Cioè, intanto ti cerchiamo, Stato e lavoratore, ti cerchiamo magari un lavoro più idoneo, che non morire dentro la spazzatura, magari un po' più idoneo, sai fare l'elettricista, l'idraulico, lo cerchiamo insieme. Se tu non vuoi lavorare perdi il reddito di cittadinanza. Se vieni però a fare un contatto con questa gente, con questa legge, l'impatto è molto diverso. Perché cosa diciamo a questa gente? Chiudiamo la discarica, questi qui dove vanno? È sempre la lotta su cui questo governo punta molto, sul fatto della salute o sul fatto del lavoro. Quale dobbiamo prediligere? Giocano su questo fatto qua, bisogna interrompere questa roba qua, e con reddito di cittadinanza lo interrompi, perché non perdi il lavoro, perdi il lavoro ma non perdi il reddito, che è quello che ti dà il motivo di stare dentro la società, il reddito, non il lavoro. Il lavoro lo puoi cambiare, e il lavoro oggi si perde, non torna più.
Moriamo insieme. Nessuno ha mai messo in dubbio, nessuno, almeno io non metto in dubbio la validità dell'imprenditoria vostra. Perfetto, oggi le discariche si fanno in modo perfetto, ma anche gli inceneritori si fanno in modo perfetto, però la gente allora muore e non può neanche avere la prova diretta che è quell'inceneritore a farla morire, perché non c'è la prova diretta. Noi sappiamo però che c'è questa prova comprovata da tantissimi studi che agisce sulla salute. Queste cose qui non si devono più fare. Io non vi do colpa a voi. Voi farete, sarà la più bella discarica e perfetta discarica del mondo. Perché ormai la discarica del mondo, ma non funziona più il concetto. E torniamo alle vele, notizie positive per il futuro delle vele d'epoca d'Imperia. Il main sponsor Panerai sembra infatti intenzionato a confermare il proprio appoggio anche per le prossime edizioni. Tra una regata e l'altra proseguono infatti gli incontri, per ora informali, tra il patron della Panerai, Angelo Bonatti, e la sua nautica imperiese. Sentiamo il presidente Lucio Carlo. Abbiamo già accennato un po' di cose, ovviamente la loro volontà è di continuare in questo grosso progetto che non coinvolge solo noi ma coinvolge tante altre città, e proprio ancora oggi pomeriggio guarderemo un po' anche una riorganizzazione di questo mondo, perché è un mondo molto particolare, dove appunto ci sono tante federazioni, non solo quella italiana con Live, l'associazione italiana vele d'epoca, ma c'è la FIT francese, ci sono gli spagnoli, c'è tutta la parte poi della parte anglosassone, tedesca, eccetera, e poi c'è adesso con questo coinvolgimento dell'oltreatlantico tutta la parte statunitense, per cui bisogna cercare anche un po' di coordinare le attività di organizzazione, di certificazione di stazza delle barche, e non è un lavoro facilissimo, per cui secondo me questa è un po' la base da cui guardare il futuro di questo settore e capire con loro appunto cosa si vuole fare per l'edizione 2016. Quindi i ventilati timori che potesse abbandonarvi sono scemati? Ovviamente di scritto si non dice, c'è nulla. Si dice sempre così ogni volta, no? Parlava dell'ingresso di Monte Carlo nel circuito? Ma no, l'ingresso di Monte Carlo no, perché poi loro hanno altri sponsor, seguono delle onde un po' più periodiche rispetto a un progetto come quello di Panerai, che è un progetto molto serio, costante, per cui l'obiettivo è cercare con loro di capire le loro esigenze e cercare di incontrarle sempre di più. Farla coincidere con le vostre? Purtroppo non, appunto, l'economia non aiuta, però se vediamo appunto Jeep era molto contenta, vorrebbe fare qualcosa di più. Sono stato stamattina dagli amici di Konica Minolta, che hanno organizzato praticamente un incontro con i loro dealer qui proprio a Imperia durante le vele d'epoca, ed erano entusiasti. Ho incontrato il presidente poco fa, non avevano mai visto un evento di barche a vela, per cui hanno scoperto questo mondo e vogliono fare qualcosa di più per il prossimo, per cui sono tutte piccole cose che bisogna seguirsi. E oggi la cosa che vince è l'idea. E nell'ambito del raduno di vele d'epoca d'Imperia, cui partecipano anche unità dello sport velico della Marina Militare, Stella Polare, Caprizia, Chaplin, Sagittario, Gemini e Corsaro 2, il capitano di vascello Simone Malvagna, comandante del gruppo Navi Scuola della Marina Militare, ha tenuto stamani un incontro con la stampa presso la Capitaneria di Porto del Capoluogo per illustrare le principali attività degli allievi dell'Accademia a bordo di vele della Marina. Comandante Malvagna, le vele d'epoca quest'anno, come altri anni del resto, vedono la partecipazione della Marina Militare anche in regata. Abbiamo delle imbarcazioni di prestigio, ma che soprattutto servono a formare gli ufficiali di domani. Sì, infatti, a bordo delle vele d'epoca non ci sono soltanto equipaggi ben addestrati della Marina, ma gli allievi della seconda classe dell'Accademia Navale. Aggiungerei di tutti i corpi, proprio perché per intendere quant'è la necessità di instillare in loro i sentimenti verso il mare, la conoscenza del mare, e quindi sia il medico che l'ingegnere che l'ufficiale dello Stato Maggiore vengono formati e vengono cresciuti con questi valori comuni a tutti gli ufficiali. Ecco, quindi non soltanto il Vespucci, un po' l'ammiraglia che conosciamo e tutti amiamo, possiamo dire, ma tante navi e scuola a vela per formare sotto l'aspetto anche forse più veritiero del mare, quello come era una volta, quello più duro. Sì, infatti il Vespucci è una scuola di vita
per successiva alla prima classe. Con le campagne successive si cerca di creare quella che è l'autonomia dell'allievo e lo spirito di corpo dell'equipaggio, che forse sul Vespucci è un po' lontano dall'essere raggiungibile. E lì, cioè, diciamo, su queste imbarcazioni un po' più contenute, più piccole, ma molto, comunque molto belle, molto ben tenute, c'è naturalmente una vita di bordo più ristretta, possiamo dire. Sì, gli allievi partecipano a tutti gli incarichi di un qualsiasi equipaggio, assicurando anche i servizi, quindi ciò che è necessario fare su una nave, come lo fa il comandante, lo fa il motorista, così come l'allievo, quindi cucinano, sono coinvolti in tutte le pratiche, quindi le manutenzioni giornalmente, anche lì si forma l'equipaggio. E c'è poi un moderno pattugliatore che vi segue, che vi appoggia, in questo caso ormeggiato ad Oneglia. Sì, il Cassiopea è un pattugliatore d'altura della Marina, sono quattro unità gemelle, sono particolari per essere navi antinquinamento, quindi hanno a bordo dei dispositivi per il recupero di versati o per il contenimento degli idrocarburi in acqua, quindi sono particolari, hanno molti mezzi navali minori che sono sicuramente utili per il coordinamento delle imbarcazioni minori, non di meno anche l'elicottero per tutela e per di sicurezza anche per andare in giro per il mare con questi giovani allievi. Il comandante della Capitaneria di Porto di Imperia, Armando Ruffini, ha invece illustrato l'attività amministrativa e sportiva della stessa Capitaneria di Porto in occasione del raduno di Vele d'Epoca di Imperia. Sentiamo. Comandante Ruffini, come sempre nelle manifestazioni che si svolgono e hanno come teatro il mare, la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera è al centro sia per l'attività preparatoria, anche quella in banchina, visto che le Vele d'Epoca occupano anche la Tanselmi, la zona portuale, ma anche le regate, la sicurezza in mare. Ecco, l'apparato messo in atto quest'anno, come formato, come va? Beh, anche quest'anno, come due anni fa, per l'ultima edizione che ho fatto delle Vele d'Epoca, la Capitaneria di Porto ha prodotto uno sforzo notevole, perché, come ha detto lei, siamo impegnati su due fronti, quello amministrativo e quello operativo. Per quanto riguarda quello operativo, abbiamo predisposto le ordinanze che disciplinano sia come quelle che devono essere le regole da tenere in mare, quindi i campi di regata, ma anche attività collaterali, o meglio collaterali, altre attività nell'ambito delle Vele d'Epoca, quale per esempio quella che sarà una novità di quest'anno, e cioè la parata a Oneglia. Quindi poi le attività di water polo che si terrà oggi nel bacino di Oneglia. Quindi tutte quelle attività che devono essere ordinate, devono essere regolate attraverso un'ordinanza del comandante del porto, e quindi ai fini della sicurezza della navigazione. E poi allo stesso tempo abbiamo messo in atto, oltre al supporto logistico alle navi della Marina Militare, anche il controllo di queste regole che vengono poste. Quindi abbiamo in acqua due motovedette che assistono sia all'uscita delle navi e soprattutto fanno sì che tutto si svolga nel rispetto delle regole per la sicurezza della navigazione. Il famoso chef Rubio è stato il mattatore della gara di cucina che si è svolta ieri sera in banchina Calata Anselmi ad Imperia. A sfidarsi sono stati i cuochi degli equipaggi che stanno prendendo parte al raduno di Vele d'Epoca. Allora, al termine di questa lunga serata, sì, Sei d'accordo con la vittoria finale? Sì, no, era l'unanimità, è stato il più elegante, il più semplice, il più adatto a un piatto di barca a vela. C'era qualcosa di fuori luogo tra gli altri? No, erano tutti dei piatti molto molto pertinenti, se la sono giocata lui e l'ischitano fino all'ultimo, però gli altri erano tutti a pari merito, chi per un errore, chi per un altro, però veramente dei bei piatti che se fossi stato in barca con loro sarei stato contento. Cosa ne pensi della cucina di mare in generale?
camperei su una barca, appena finisce tutto me ne vado su una barca. Però non sono unti e bisunti. No, no, ma unti e bisunti non è niente, basta, la dose sta, il veleno sta nella dose, quindi basta prendere un po' di tutto e passa la paura. C'è un po' di olio extravergine d'oliva che avanza, ti fai una scarpetta, magari mangi di meno la sera. So. Grazie. Prego. E ricordiamo che in occasione del raduno di Imperia, la Go Imperia per tutto il weekend ha attivato sul lungomare Marina d'Italia, Molo di Levante e San Lazzaro, un servizio di parcheggio al prezzo forfettario di 5 euro. Questo permetterà ad un costo estremamente limitato di parcheggiare comodamente e seguire dall'alto della passeggiata le regate, lo spettacolo pirotecnico con base musicale di sabato sera, la partenza della grande parata nella mattinata di domenica e poi visitare il vicino villaggio del raduno di Calatanselmi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione. E cambiamo argomento, nuovi disagi oggi per lo sciopero di 4 ore dei dipendenti della Riviera Trasporti. La nuova manifestazione di proteste è stata indetta dai sindacati di CGL, CISL, UIL, CISAL e UGL a fronte della disdetta unilaterale da parte dell'azienda della contrattazione di secondo livello, sia economica sia normativa. Divieto di transito sull'incompiuta la prossima settimana. Il provvedimento del comune di Diano Marina è legato ai lavori di consolidamento del costone a monte della strada mare dalle 6 di lunedì alle 24 di venerdì 19 settembre. Resterà quindi agibile esclusivamente il primo tratto di 210 metri dal varco di Diano Marina. Dura presa di posizione di commercianti e albergatori per le continue previsioni meteo errate che comportano disdette di prenotazioni in Riviera. Ora dal Ponente Ligure viene lanciata la proposta di non fidarsi dei bollettini nazionali ma consultare le webcam presenti sul territorio. Ne abbiamo parlato con Franca Wetzmiller della Confcommercio di Diano Marina. Sentiamo. Ai problemi purtroppo legati alla crisi del turismo se ne aggiunge uno legato al meteo che si ripercuote poi sul turismo. In che senso? Beh, si parla di meteoterrorismo, forse una parola forte, però in effetti oramai tutti hanno un telefonino portatile. Prima di mettersi in viaggio per il weekend nelle località turistiche danno una sbirciatina. Se il meteo.it piuttosto che l'altra sito dà brutto tempo, ecco la telefonata, la scusa per annullare l'albergo, quindi la spiaggia, quindi il ristorante, il commercio, ed è un danno non indifferente all'economia locale. È accaduto tante volte. E quest'estate sì, più di una volta, quante volte, disdette invece poi giornate meravigliose. Possiamo fare l'esempio stesso di questo weekend qua delle Vele d'Epoca, ieri è andato brutto tempo, abbiamo avuto una bella giornata tranne quei 10 minuti di pioggia, ma risolvibilissimi. Oggi guardate che giornata meravigliosa abbiamo a Imperia. A questo punto come Confcommercio avete preso posizione e ci può essere un suggerimento? Un suggerimento potrebbe esserci consigliando al turista che vuole intraprendere la settimana, il weekend nella provincia di Imperia, nella Riviera dei Fiori, di se ha un amico una telefonata all'amico, all'albergatore, però secondo me il sistema più sicuro è andare sulle webcam delle località turistiche e avere veramente in tempo reale le condizioni del clima, perché la Liguria o la provincia di Imperia non è data soltanto da Diano Marina, da Sanremo, da Ospedaletti con un ottimo clima, ma anche da Pieve di Teco, da Nava, dal Monte Saccarello che è alto più di 2000 metri, quindi la provincia di Imperia ha diversi della diversità nel clima, quindi andando sulla località dove uno vuole trascorrere il weekend trova la webcam e trova il clima ideale. L'assessore all'ambiente del Comune di Imperia, Nicola Podestà, ha fatto sapere che gli interventi per la disinfestazione sul territorio proseguiranno anche lunedì 15 settembre dalle 23.30 fino alla mattinata del giorno successivo, interessando le frazioni di Torrazza, Poggi, Borgo Sant'Agata, Montegrazio e Costa Doneglia, Borgo Doneglia. Sul sito del Comune di Imperia sono consultabili le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti che saranno utilizzati. Per eventuali informazioni si può contattare il numero verde 800 125 732.
modifiche al programma di circolazione di alcuni treni regionali della linea Torino-Savona 20 miglia in vigore da lunedì prossimo. Su richiesta della Regione Liguria saranno cancellati tra Savona e 20 miglia i seguenti treni regionali: 20 miglia delle 17.22, 18.42, 19.32, Savona 8.36, 16.36, 19.30, 21.30, Torino-Porta Nuova delle 6.25, 14.25, 21.35, 23.35. Nessuna variazione invece tra Savona e Torino e viceversa. Il dettaglio delle modifiche è consultabile su www.trenitalia.com e nelle stazioni. Facciamo una breve pausa, poi la seconda parte del giornale. E se d'Imperia si parla di vele, a Sanremo si parla di navi. Infatti la nave da crociera MV Voyager, proveniente da Marsiglia, è arrivata ieri nel porto di Sanremo intorno alle 12 ed è ripartita alle 19 con destinazione Porto di Ajaccio, particolare in un servizio. Ha iniziato a comparire all'orizzonte già un'ora prima che arrivasse in rada a Sanremo la nave da crociera MV Voyager proveniente da Marsiglia. Ad andargli incontro piccole imbarcazioni che hanno fatto da cornice in mare al suo ingresso in ANSA. È arrivata nel porto di Sanremo intorno alle 12 ed è ripartita alle 19 con destinazione Porto di Ajaccio. I passeggeri a bordo della lussuosa nave da crociera sono 511, in maggioranza inglesi, più 300 di equipaggio. L'accoglienza dei turisti è stata curata come sempre da Confcommercio, Sanremo Promotion e Comune di Sanremo. Anche per questi visitatori l'occasione è stata lieta per consegnare ai croceristi la nuova Sanremo City Map. I turisti scesi a terra hanno così potuto visitare la città dei fiori. È stata inaugurata ieri presso la Biblioteca Civica Lagorio in Piazza di Amicis la mostra I menù storici della Regia Marina. L'esposizione è stata allestita in occasione del raduno delle vele d'epoca per spostare parte degli eventi collaterali della manifestazione anche ad Oneglia. La mostra è stata organizzata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Poco prima dell'apertura, sempre nella Biblioteca Lagorio, è andata in scena la conferenza Il Rancio di Bordo, da Noè ai portaerei, tenuta dal contrammiraglio Alessandro Pino. Un incontro in cui è stata illustrata l'evoluzione della cucina di bordo nel corso degli anni. Lunedì prossimo alle 12 nella sala giunta di Palazzo Civico a Savona si terrà la presentazione della 10ª edizione di Stile Artigiano Food and Design. La manifestazione è organizzata da Confartigianato con il contributo della Regione Liguria, Camera di Commercio di Savona, Comune di Savona e Provincia di Savona. Animerà la Vecchia d'Arsena da venerdì 19 a domenica 21 settembre. L'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea d'Imperia, congiuntamente alle associazioni partigiane dell'AMPI, Sezione Imperia Porto Maurizio, della FVL Valprino e del Gruppo Ecologico Partigiani della Valprino, ha promosso per domenica Santa Brigida nel comune di Dolcedo, in occasione del 70° anniversario della battaglia di Santa Brigida, una manifestazione che avrà inizio alle 10 con la Santa Messa in suffragio dei caduti civili e partigiani e si concluderà con interventi sulla commemorazione storica.
Diano Arentino si raccoglie attorno all'esigenza di mantenere pulito il borgo. La popolazione per la terza volta negli ultimi 3 anni si riunisce e passa un pomeriggio a ripulire il territorio. L'appuntamento prevede la raccolta dei rifiuti ingombranti, ma anche la pulizia minuta del tentativo di mantenere un più alto decoro urbano. L'obiettivo ultimo della manifestazione è la formazione, in particolare quella dedicata ai più piccoli, al rispetto della natura e del paesaggio, all'ecosistema e all'educazione ambientale. In un momento in cui la raccolta differenziata è sotto i riflettori in provincia, l'educazione ad una maggiore consapevolezza è un passaggio fondamentale per la comunità, anche dei piccoli paesi come Diano Arentino. L'evento si terrà alle 15:30 di domani. Ultimi giorni ad Imperia per visitare la mostra inaugurata lo scorso 19 luglio di dipinti del pittore tedesco Munch, uno dei più apprezzati in Germania. La rassegna allestita presso Villa Faravelli sarà aperta sino a domenica con orario serale dalle 21 alle 23. E domani sera si svolge la finalissima della 12ª edizione di Turista Protagonista. Si parte alle 21 al parco di Villa Scarsella con previsione di tutto esaurito. Il presentatore Gianni Rossi preannuncia una serata davvero da vivere, visto il livello molto alto di tutti i vincitori di tappa in gara, e con questo non nasconde la sua soddisfazione nel vedere sempre più entusiasmo e partecipazione alla manifestazione da lui creata 12 anni fa. Molti gli ospiti e momenti di spettacolo, tra cui un tributo dedicato al grande Adriano Celentano. Ora ci occupiamo dell'autostrada dei fiori e del quadro meteo. Lungo tutto il tragitto autostradale, il cliente può rilevare la sua posizione mediante cartelli riportanti il nome dei viadotti e delle gallerie, il numero progressivo delle colonnine SOS e comunque attraverso i cartelli indicanti la progressiva distanzionometrica presente sullo spattitraffico sul paramento a sinistra delle gallerie. Un utile riferimento per una precisa segnalazione di un evento da parte del cliente è costituito dal numero identificativo di cavalcavia riportato sui cartelli di colore marrone installati in corrispondenza degli stessi per prevenire e reprimere il fenomeno lanciosassi. In situazioni di emergenza il cliente può contattare gli uffici della sede operativa mediante le colonnine SOS munite di interfono, il personale dell'autostrada dei fiori e della polizia stradale, comunicazione telefonica via cellulare direttamente al centro operativo allo 0183 70 73 30 o al centro operativo della Polstrada 0183 66 081. La copertura del segnale è garantita anche all'interno delle gallerie. Il meteo è elaborato come sempre da ARPAL Meteo Liguria. Abbiamo quindi le previsioni per domani sabato 13 settembre. Prevalente bel tempo, al più con qualche innocua nube in aumento nell'interno, in particolare due estremi della regione, e verso sera temporaneamente anche sul Levante con qualche addensamento e velatura. Temperature in lieve ulteriore ripresa. Umidità su valori medi, venti in prevalente a regime di brezza con locali rinforzi, deboli o localmente moderati da nord, nord-ovest sul Savonese e interno Levante. Il mare sarà poco mosso, localmente mosso al largo del Golfo e sullo Spezzino. Dopodomani, domenica 14 settembre, sarà una giornata calda, in prevalenza soleggiata, anche se avremo velature passeggere sul Levante, e poi nel corso della seconda parte della giornata possibili nubi e locali addensamenti in parziale aumento a partire dai rilievi del ponente. Foschie per la serata, umidità su valori medi, i venti deboli, regime di brezza, il mare poco mosso o quasi calmo. Bene, è tutto, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, l'appuntamento alle prossime edizioni se volete sul nostro sito imperiatv.it. Grazie dell'ascolto, buona serata.